Strage in Medio Oriente. 2000 morti ammazzati. Ma che dico ammazzati? Dilaniati, annientati, trucidati, massacrati. E come se non bastasse, a Bella Rodriguez si è rotta l'unghia. Ed è pure uscita, sono due disgrazie. Oppure quell'altra notizia. Trovato morto un uomo senza documenti vicino al semaforo. È giallo. Ma chi? L'uomo o il semaforo? Ma quello che mi fa veramente arrabbiare è quando parlano delle rapine delle ville. Picchiati due anziani signori per soli 200 euro. Ma che c'entra la cifra? Ma perché se gliene fregavano 3.000 valeva la pena sui pistacchi? Che poi ora parliamo dall'informazione online, quella che ti dà le notizie in tempo reale. Ecco, io l'altro giorno stavo su internet, no? Ma arriva la notizia, ricoverata Kate, moglie di William, la sorella di Pippa. Ma che poi come si fa a essere sorella della Pippa, moglie di Poi con Facebook si sono create nuove figure, ecco, mezzi uomini e mezzi tastiera. Sì, c'è sta quello che ti deve dire tutto quello che fa. Oggi sono andata in ufficio. Oggi sono andata in libreria, oggi sono andata al supermercato, che poi io quanto non sopporto quelli che raccontano i cavoli loro. Ah, ma io ho scritto, eh? Io ho scritto ieri. Caro amico, ma è possibile mai che alle 7:15, mentre aspetto che esce il caffè, tanto metta a scaldare il latte del pettolino nuovo che mi ha regalato mamma, e metta la lavatrice a 90 gradi, tu mi racconti tutti i cavoli tua? Ah, le persone anziane, è giusto che non conoscano questi termini, e manco gli interessa. Solo mio nonno, che ha 87 anni, ha deciso di imparare a usare il computer. E chi gli ha dovuto insegnare, secondo voi? Io. Allora no, ci sono tre tipi di computer. Il portatile, il tablet, e questo che è? E questo è il PC. Ah, comunista! Allora c'aveva ragione al Duce. E quando c'erano lui, i treni, allora, ma che c'entra? E poi c'è internet, che è una finestra sul mondo, anzi no, di più non una finestra, un balcone sul mondo, ah, come il balcone del Duce, allora sei fissato con questo Duce, eh? E dai, senti, senza dirla a tua nonna, ma come si vedono le foto quelle? E ci sa la cataratta, le foto quelle che le femmine nude, no? Non apri quesiti che te prendi i virus Trojan. Ah, e quanto sappiamo se Trojan? Guarda che tempi da guerra, nonna, ma va anche tu. Lo sai doppiare un CD? Che te? Oddio, che pazienza. Ce l'hai nero. Nero. Mi sembra oscurito per via della circolazione, ma non addirittura nero. Le situazioni vengono spontanee. L'extracomunitario ruba. E non è sempre vero. Quelli dell'est rubano. E non è sempre vero. I politici rubano! Oddio, ci avesse ragione minore! Anche l'uomo si è tenuto in forma, eh? E ha iniziato a iscriversi in palestra. Ecco, anch'io mi ci sono iscritto, mi ricordo ancora la prima volta che ci sono stato. Pare ieri. Era proprio ieri. Vado là, mi si presenta sti istruttore alto, grosso, praticamente in armadio a quattro stagioni. Al posto dei nei c'aveva i pomelli, consigliere. Allora io lì per lì mi sono avvicinato. Buongiorno. Buongiorno al cazzo, sopra la panca, a capra cappa, che mi sta per pettinare? No, scusi. Wow, che sono anni che vi è pedinato da una ninfomana incredibile. Che contro ovunque, eh? Andrew, cos'hai lì dietro? Un Kinder Bueno, ne vuoi metà? Cos'hai lì dietro? Un Kinder Bueno, ne vuoi metà? Poi va via la corrente e si sente lei che dice... Oddio! E che c'ho di dietro? Ertronchi! Che te lo ciccio a cucciniattivo lo stesso! No, che poi ho scoperto che lei è la nipote di quell'altra tossica della contessa, la ricordate quella? Ambrogio? C'è un certo languorino, mi capisci? Capisco! Ah! Mi capisci? Capisco, capisco! La piramide di Ferrero lo scende. Allora l'ha capito un cazzo! Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me.